Anche se non hai mai sfiorato la Bibbia, probabilmente hai un'idea di come appaiano gli angeli. Sono quegli esseri celesti eleganti con lunghe vesti bianche, ali simili a quelle di un cigno e forse un alone in cima per buona misura. Conosciamo anche l'aspetto degli angioletti o cherubini, quei piccoli e paffuti bambini carini che stringono un arco e una freccia, qualcosa che potresti vedere su una cartolina di San Valentino. Tuttavia, non è così che gli angeli appaiono effettivamente, almeno secondo la Bibbia. Questi sono angeli biblicamente accurati, orribili abominazioni più adatte a un romanzo di Lovecraft che alla Bibbia. Quindi cosa sono queste cose? Perché hanno questo aspetto? E come mai abbiamo frainteso così tanto gli angeli? Gli angeli provengono dall'Antico Testamento, la prima metà della Bibbia per i cristiani, o l'intera Bibbia conosciuta come Tanakh per gli ebrei. L'Antico Testamento è stato scritto nell'odierno Israele e in Palestina dal VI al III secolo avanti Cristo, anche se molti studiosi ritengono che le storie bibliche stesse siano molto più antiche. La parola angelo deriva dal greco angelos, originariamente dall'ebraico malak, che si traduce approssimativamente come messaggero. Questi messaggeri appaiono diverse volte nell'Antico Testamento, portano i messaggi di Dio dal cielo alla terra e talvolta agiscono per suo conto. Ad esempio, potresti riconoscere l'angelo della morte nella storia della Pasqua che uccise tutti i primogeniti degli egiziani o forse l'angelo che uccise 70.000 israeliti. Quando appaiono nella Bibbia, vengono descritti come dotati di ali, ma in realtà assomigliano a persone comuni. In testi biblici successivi, come Daniele, alcuni di loro hanno persino dei nomi come Gabriele, Raffaele e Michele. Questa parte ti suona familiare, ma non sono esattamente gli abomini da incubo che abbiamo visto prima. Gli angeli conosciuti come Malak non sono gli unici esseri celesti nella Bibbia, c'è una gerarchia di essi, e secondo alcuni, gli angeli umanoidi classici sono piuttosto in basso in questa scala. In epoca medievale, uno studioso ebreo noto come Maimonide ha delineato una gerarchia di angeli, e se dai un'occhiata qui, gli angeli umanoidi classici, i Malak, sono abbastanza in basso, ma non tanto quanto i cherubini. Dimentica quegli angioletti paffuti con le ali, secondo la Bibbia, i cherubini sono ibridi umano-animali. La prima volta che li vediamo è nel libro della Genesi, subito dopo che Adamo ed Eva sono stati cacciati dal giardino. Il loro compito è quello di custodire il giardino dell'Eden dagli esseri umani. La nostra migliore descrizione dei cherubini proviene dal libro di Ezechiele. Si apre con un profeta che sperimenta una visione profonda, e in questa visione Ezechiele li descrive come creature viventi. In mezzo a loro c'era qualcosa simile a quattro creature viventi. Questa era la loro apparizione, erano di forma umana, ognuna aveva quattro facce e ognuna di esse aveva quattro ali. Le loro gambe erano diritte e le piante dei loro piedi erano simili alla zampa di un vitello e luccicavano come bronzo levigato sotto le loro ali. Sui quattro lati avevano mani umane e le quattro avevano facce e ali. Le loro ali si toccavano una con l'altra, ognuna di esse si muoveva dritta senza girarsi mentre si muoveva. Per quanto riguarda l'aspetto dei loro volti, le quattro avevano il volto di un essere umano, il volto di un leone sul lato destro, il volto di un bue sul lato sinistro e il volto di un'aquila erano le loro facce. Le loro ali erano spiegate e sopra ognuna di esse aveva due ali, che si toccavano, mentre due ne coprivano il corpo, ognuna si muoveva dritta senza girarsi mentre si muoveva. In mezzo alle creature viventi c'era qualcosa che assomigliava a carboni ardenti di fuoco, come torce che si muovevano avanti e indietro tra le creature viventi. Il fuoco era luminoso e lampeggiava da esso, se le creature viventi scattavano avanti e indietro come un lampo. I cherubini non assomigliano affatto agli angeli classici, sembrano piuttosto simili alle bestie mitiche della Mesopotamia antica, specialmente all'Yamasu babilonese, che ha le ali di un'aquila, il corpo di un leone e la testa di un re. Queste creature agivano da guardiani per luoghi sacri come templi, palazzi o mura cittadine, svolgendo un ruolo simile a quello dei cherubini biblici. Somigliano al loro cugino egiziano, la Sfinge, o al grifone ittita. Molti ritengono che questi angeli biblici siano discendenti di creature mitologiche della Mesopotamia, dato che c'è stato molto scambio culturale e gli stessi tipi di creature mitiche sarebbero emersi in queste regioni. I cherubini e, in seguito, il cristianesimo, potrebbero essere stati importati dai miti greci e romani, prendendo spunto dalle forme di Cupido o Plutone. Salendo nella lista, incontriamo i serafini, che hanno sei ali, due per volare, due per coprire il viso dell'angelo e un'altra coppia per coprire i piedi. Sono descritti nel libro di Isaia come segue. I serafi erano al suo servizio, ognuno con sei ali, con due coprivano il viso, con due coprivano i piedi e con due volavano. E uno chiamava l'altro, dicendo, «Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria». Nella teologia cristiana medievale, i serafini costituiscono il coro più alto della gerarchia angelica. Sono i custodi del trono di Dio e cantano continuamente «Santo, santo, santo» giorno dopo giorno. Il termine serafini deriva dalla parola «seraf», che significa «bruciare». Quindi, serafini potrebbe significare qualcosa come coloro che bruciano. Ma da dove vengono i serafini? Approfondendo il nome, si scopre che la parola ebraica per un serpente velenoso del deserto è Saraf. Nell'antico Egitto, il cobra era spesso chiamato il flammeo,
e un'immagine di esso chiamata Uraeus veniva indossata dal faraone, quindi Saraf potrebbe essere il termine ebraico per cobra, e forse è da qui che i serafini traggono la loro apparenza alata. Ora arriviamo agli esseri più strani della Bibbia, gli Ofanim o semplicemente noti come le ruote. Si tratta di una coppia di ruote d'oro intrecciate, con occhi intorno e che fluttuano in cielo. Nella stessa visione di Ezechiele, vengono descritti insieme ai cherubini. Mentre guardavo le creature viventi, vidi una ruota sulla terra, accanto alle creature viventi, una per ognuna delle quattro. Quanto all'aspetto delle ruote e alla loro struttura, sembravano fulgide di berillo, e tutte e quattro avevano la stessa forma, la loro struttura sembrava una ruota entro una ruota. Si muovevano andando dritto avanti, senza deviare mentre si muovevano. I loro cerchi erano alti e terrificanti, perché ogni cerchio era pieno di occhi tatti intorno. Quando le creature viventi si muovevano, le ruote si muovevano accanto a loro, e quando le creature vivevoli si alzavano da terra, le ruote si alzavano. Doveva andare lo spirito, esse si muovevano là, se le ruote si alzavano insieme a loro, perché lo spirito delle creature viventi era nelle ruote. Le ruote sono esseri destinati a portare il trono di Dio, rendendoli alcuni dei più sacri e certamente i più strani esseri della Bibbia. Ma da dove vengono queste ruote? Beh, nessuno lo sa veramente. Alcuni teorici del complotto ritengono che Ezechiele stesse descrivendo un UFO a causa della sua strana forma e movimento. Oppure, considerando che tutto questo si svolge in una visione strana, potrebbe essere il prodotto del profeta che ingerisce una pianta psichedelica. Gli studiosi più ponderati interpretano le ruote in senso metaforico, come un surrogato dell'inesplicabilità di Dio o di qualche altra interpretazione spesso piuttosto elaborata. Ma alla fine nessuno sa davvero molto di più sulle ruote, e non vengono menzionate da nessun'altra parte. C'è un po' di confusione su questi eldritch abomini noti come cherubini, serafini o ofanim siano effettivamente angeli. Forse il termine esseri celesti è una descrizione migliore per loro. Qualunque cosa sia, la visione del paradiso secondo la Bibbia non è l'esclusivo dominio di questi bellissimi angeli alati. Se il paradiso è davvero reale, passerai probabilmente un'eternità letterale insieme a queste mostruosità alate.